una valutazione degli impatti della propria organizzazione. Quindi una carbon footprint, per esempio, di organizzazione. Esiste una norma tecnica di riferimento che è la ISO, UNIEN ISO 14064 del 2019, che aiuta le imprese a valutare i propri impatti lungo tutta la propria catena produttiva, anche a monte e a valle del proprio stabilimento. Una novità, per esempio, di questa norma, introdotta proprio nel 2019, è l'obbligatorietà di monitorare e di valutare gli impatti anche sui prodotti, materie e materiali in ingresso, per cui di fatto coinvolgendo i fornitori da cui acquistano queste materie e materiali. E considerate che fare questo significa in qualche modo portare la scelta delle forniture di materie e materiali su un piano diverso rispetto alla qualità, al rapporto qualità-prezzo a cui ci si rivolgeva prima. Io oggi posso scegliere quindi un fornitore in base alla qualità del proprio prodotto, al prezzo del proprio prodotto e al suo governo, la capacità di controllo della sostenibilità. Un fornitore che riuscirà a dimostrarmi un maggior controllo dei suoi impatti è un fornitore probabilmente più attento e quindi più affidabile di uno che ancora non lo fa. O comunque è prevedibile che la sua capacità di controllo gli riduca i rischi di impatto, di modifiche delle forniture che a me servono nel lungo periodo rispetto a uno che non ha questa capacità di programmazione perché non fa controllo. Per cui in realtà la piccola cooperativa agricola può utilizzare questi strumenti per valutare, per esempio, come consuma l'energia, quali interventi sulla mobilità e il trasporto può ancora realizzare, oltre alle scelte che ha già fatto, che sicuramente impatteranno, oppure addirittura come comunicare i risultati che ha già ottenuto per posizionare il proprio prodotto sul mercato. Perché alla fine la Carbon Footprint riporta, oltre che una serie di indicazioni su come modificare, ridurre i propri consumi energetici o di materiale, di materie, ma comunica anche quali sono gli elementi tecnici che poi possono essere trasferiti al proprio mercato, al proprio pubblico, alla propria clientela.